presidente dell'ente biblioteca, medico ex assessore allo sport. Senza a priori sia veramente poi seguita nei fatti e negli incontri. Ci rendiamo conto senz'altro della criticità legata anche ai diversi modi in cui la metodologia si sta sviluppando negli ultimi anni, ci rendiamo altresì conto del fatto che comunque a differenza di tutti gli esempi che sono stati qui portati, senz'altro interessanti di collaborazione, della costruzione di un progetto, di vedono comunque il comune su Mediterraneo, con la natura, piuttosto che il parco del Seveso, che sono direttamente interessati ai momenti di esondazione. Noi appunto abbiamo già subito negli 80 l'attraversamento di un canale scolmatore che doveva essere risolutivo per il problema soprattutto della zona nord di Milano, ma che non è stato un semplice motivo che che aveva fatto la sua buona opera di pulizia, non voleva sapere né di avere 60 metri per secondo di acque decisamente inquinanti come quelle derivanti appunto dal Seveso. Quindi è stato sotto costruito, sotto misura, uno scolmatore a 30 metri cubi al secondo e adesso se ne parla un po' delle conseguenze. In tutto questo brochure non è stato comunque veramente in fondo, che è quello veramente che si spera voglia stare nell'ambito anche dei criteri europei per la bonifica delle acque, su un vero impegno alla depurazione del Seveso, che poi in fondo è un problema, è un problema grosso. Cioè noi siamo spaventati veramente moltissimo dal fatto che abbiamo costruito una vasta definirei l'utile della protezione, ma anche della transazione, di una profondità pericolosa, perché voi stimate la presa, la falda, a 14 metri. Io ricordo quando facevo l'assessore ambiente ormai 15 anni fa, che era profonda, era 30 metri, 28-30 metri. Sapete tutti che purtroppo la crisi industriale ha portato ad una diminuzione dell'utilizzo delle acque e quindi ad un aumento della pericolosa della falda. Senato è anche regolato, perché poi il deflusso dell'acqua verrà rifatta verso sud e quindi potrebbe trovare una situazione veramente impegnativa da un punto di vista igienico sanitario e anche della salute. Io vorrei veramente che venissero prese in considerazione i vari momenti e i tavoli con cui il Senato si è proposto anche in fase di progettazione alternativa e ripeto, mi sono veramente un po' mal impressionato tanti, ma è interessante per questo che sembra essere una difesa d'ufficio di decisioni già assunte, questa cosa non deve avvenire. L'ultima cosa, tutti sono riusciti a cominciare dal sindaco con cui ho parlato alla sua uscita, sindaco di Bergamo, di fare diciamo necessità del tutto e portare a casa per la propria popolazione l'aumento quasi della ricchezza del proprio territorio, stessa cosa. Davvero veramente non vediamo questa possibilità, non la vediamo con questo tipo di progettazione, perché avremo una ferita enorme all'interno di un territorio che noi abbiamo salvaguardato negli ultimi 20 anni e capisco veramente il rammarico del sindaco a questo punto, come viene da dire, facciamo meglio a far costruire per coglierci 500 abitanti, ma non ci saremmo trovati in questo tipo di situazione, ma direi questa considerazione rimane veramente il fatto. Noi abbiamo un'area che può essere molto interessante perché vicino anche alla Futura Expo, penso che siamo gli unici a meno di 8 km di montare a Milano a proporre una situazione di verde così estesa e così qualificata. Quindi un'attenzione che va posta con delicatezza nei confronti di questo territorio, nei confronti dei cittadini e nei confronti del territorio e nei confronti anche la risoluzione di un problema che secondo me comunque non è quella che qui così violentemente viene
L'ultima cosa, se non sostenibile, servirà anche a Gianzi, mi ha dato una lettera al senatore Renzo Piano, che sappiamo persona attenta allo sviluppo delle aree attorno alle grandi città. Speriamo che sia un ascolto. No, solo per dire il senso della brochure. Il senso della brochure è quella di far conoscere le questioni esattamente come stanno. Quindi la comunicazione sulle varie non può darla solo il Comune di Senago o il Comitato Senago, la deve dare anche ALCO e la Regione. Quindi lo scopo è sostanzialmente questo, come del resto abbiamo fatto con tutti i documenti che abbiamo sinora, che anche Raico ha prodotto, sono tutti a disposizione sul sito internet della Regione. Quindi la cosa importante è che io vedo, consulto i siti dei comitati, i siti del comune, in particolare però anche i siti del comitato, ci sono scritte e ci sono riportate informazioni di varia tipologia. È bene che anche Regione Lombardia, AIGO, dicano i numeri e le cose effettivamente come stanno. Poi ciascuno, le problematiche più generali saranno oggetto di appunto. Ma così fa conoscere il punto di vista della regione, non oggettivo. Scusi, se vuoi intervenire, se no poi non sentono gli altri, non si può rispondere. Una piccola appendice anch'io, grande è stata l'attenzione da parte della Falda che cresce giustamente, come ha detto lei, e quindi la possibilità di affinamento con le acque del seguito della Falda, tanto è vero che l'unica vasca progettata è di perciò, cioè le altre non le abbiamo perverizzate, San Vittore non è perverizzato, pure Roma non è tanto meglio da sé. Altri interventi? Sì, lui. Prego, signor Consigliere. Allora, io sono Antonio La Terza, consigliere della zona 9 del quartiere di Guardia di Milano. Allora, intanto ripeto la solidarietà a Senato è totale da un certo punto di vista, perché per quanto riguarda la collaborazione, io poi dal 9 dicembre, come ci siamo visti la prima volta, ho assistito anche ad altre due commissioni in regione e in effetti nell'ultima l'assessore ha parlato di questa collaborazione, inclusione, di coinvolgimento dei cittadini. Però effettivamente colgo anche io questo senso di disorientamento che le persone di Senato coprono quando vedono un brochure che già riporta dopo l'annuncio. Le facce le usano tutti, cioè tutti i discorsi manuali che usano, tutte le cose del elettronico, prima di spiegare come funzionano ci sono le facce. Poi apprezzo l'apertura annunciata stamattina da Fossati riguardo l'ulteriore apertura sulla metodologia di come arginare il fenomeno dell'impermeabilizzazione del territorio, chiamiamola così. Quindi, e comunque dobbiamo sottolineare che fino ad oggi c'è stata un'incapacità da parte delle amministrazioni di far rispettare questi parametri sul territorio. Poi proseguo con una domanda, un'impressione all'ingegner Mille e anche all'ingegner della montagna, perché abbiamo visto l'intervento di Malnati, un bellissimo intervento, per lo più su area naturale, il cui costo è stato di 15 milioni. Invece, vedere come invece è articolato dal punto di vista ingegneristico l'intervento sul Senato, 30 milioni mi sembrerebbero fino anche pochi, per cui nel senso vorrei sapere l'impressione che c'è stata rispetto ai costi iniziali. Infine, concludo con le osservazioni e con quanto ci eravamo lasciati il 16 dicembre, perché aveva chiesto al professor Paoletti di capire cosa succede nel transitorio. Noi abbiamo visto in pratica, ci ha fatto vedere l'ingegner Croci di Etatec, quello che è questo è un po' più piccolo dello blu schermo, l'idrogramma Senato, no? La gaussiana delle precipitazioni, il picco di questa gaussiana sono 150 metri cubi al secondo. Ora è chiaro che questo è ovvio che se si interviene, se si fa un progetto
se si movimentano un bel po' di milioni di metri cubi di terra, si deve essere previdenti, non si può fare qualcosa che duri poco, si deve mirare a 100 anni e sta bene. Però, come primo intervento, perché andare a fare un intervento che è a Senato, che ha un flusso di 60 metri cubi al secondo, di cui 25 procedono e 35 rientrano la vasca? Quindi in pratica, sempre nell'altro grafico, è ovvio che Milano, con un tempo di ritorno a 100 anni, è comunque destinata ad allagarsi. Infatti l'osservazione del comune di Milano dice tre cose fondamentali. Primo, non abbiamo nulla da obiettare, però attenzione, che i tempi di ritorno di questa soluzione sono di un anno, questo è quello che dice il comune di Milano, e di far presto a una seconda vasca di dominazione, però su questo non si sa nulla. Ora, nelle osservazioni che... Ok, i soldi, però abbiamo i soldi, per cui se noi abbiamo una soluzione che comunque sarà incompleta, per cui devo capire dove spendere i soldi, in quale posizione, le osservazioni che io vi ho mandato, che se possiamo confrontarci, però prevedono, nel senso, è ovvio che volevo fare il progetto sull'andamento a 100 anni, però cosa succede a riguardo? A casa mia, quando mi arrivano un milione di metri cubi d'acqua, no? Con le varie soluzioni? Allora, nelle simulazioni che vi ho mandato, una vasca che è messa sul letto del fiume Seveso e che ha quindi la capacità di prendere qualsiasi portata d'ingresso fiume 150, mi dà 1,2 ore, quindi 1 ora e 12 minuti di tempo in più. Questo significa che dal punto di vista degli interventi di messa in sicurezza del territorio si avrebbe un po' di tempo in più. Quindi perché trascurare questo parametro? Perché è stato trascurato? Poi non ci deludiamo in altri interventi sull'allargamento del canale sformatore e quant'altro, però se solo su questo, se noi abbiamo 1,2 ore in più, perché dobbiamo rifiutare? Perché dobbiamo andare a fare l'intervento proprio a Senato quando lo stesso intervento che c'è riesce a camminare di 2 metri cubi lo si può fare più vicino al letto del fiume? Poi per carità, dal punto di vista di Milano, si vuole allargare il canale sformatore, si vuole dare una capacità di 150 metri cubi, 200 metri cubi e in modo da riempire prima la vasca di Senato. Da questo punto di vista, egoisticamente, io dico, fate pure, no? È chiaro? Cioè, se il tratto da Paterno a Senato ha una capacità di 150 metri cubi, sarebbe uguale, però allora sì che sarebbe equivalente fare una vasca sia a Senato che a Paterno, però ad oggi una vasca di fianco al letto del fiume dal punto di vista idraulico è sicuramente più efficiente. E comunque la questione appunto che è rapidamente poi se ci sì. Parliamo. Sì, ecco, poi vi mantenete in contatto così. Allora, molto rapidamente perché questo abbiamo già fatto molte volte. Allora, intanto è chiaro che realizzare un milione di metri cubi di invaso di 4x4 che servono è comunque una realizzazione parziale, che quindi dà una risposta parziale. Per i 100 anni di tempo di ritorno riguarda sia la cosa. Non dico lo stesso, ma. Questo bisognerebbe almeno realizzare due vasche, quella del Senato e un'altra, in quel senso, per dare un margine di sicurezza. Questo è stato ampiamente detto e si spera che i finanziamenti disponibili possano far partire prima la progettazione ma sul punto che lei ha detto. Allora, intanto si tratta sempre di vasche, io chiedo scusa dei termini tecnici, ma di vasche in derivazione, quindi non è come quelle ipotesi di Ponte Corone, cioè di una diga, cioè, che si basa a qualsiasi portale, ma si tratta di vasche messe in derivazione, quindi arriva la portata nel fiume, quando la portata supera un certo valore, sfiora lateralmente e entra nella vasca. Quindi una parte della portata è destinata comunque a andare avanti. Allora, ammettiamo che l'ipotetica vasca di Marengo abbia la possibilità di possa trasfiorare tutto quello
che arriva oltre il valore della soglia dell'osservatore laterale e dell'unità alla portata che va avanti rispetto a quella che entra nella fase. Allora, se supponiamo arrivo di 150 metri di secondo, 30 possono entrare nel canale scolastico, perché possono entrare nel canale scolastico, gli altri 120, supponiamo che io riesca a farli affluire dentro la vasca di Padella. Siccome l'onda che sta arrivando è tale da saturare rapidamente la vasca di Padella, allora che cosa succede? Che questi 150 metri di secondo, anzi la prima parte dell'onda di sfiolo, va a saturare la vasca e satura la vasca prima che arrivi il colmo di piena. Quindi non ha fatto nulla quella vasca. Non è servita a nulla. È servita solamente a trattenere una prima parte dell'onda, ma poi la seconda parte dell'onda non riesce a trattenerla perché è già piena. Questo varrebbe per le quattro vasche allora? Allora, questo vale. Allora, che cosa significa? Significa che queste vasche di derivazione sono complicate. Sono complicate perché dovrebbero avere una soglia che divide le portate in arrivo in funzione di come è fatto il singolo evento di piena. Allora, può essere anche che una piena, sempre di 150, scusiamo, metri di secondo, ma di volume minore, sia tale da poter entrare nella vasca, essere contenuta e quindi la vasca è efficace. C'è quel famoso istogramma, scusi, diagramma virtuale acuto. Ma come le dicevo, dal punto di vista della regolazione, quella di Paterno lì la può funzionare come quella di Senato. Sì, però come sempre con i limiti, non è che quella di Paterno non ha limiti. Tanto è vero che queste vasche di adattazione spesso si decide di progettarle come una soglia variabile da gestire in tempo reale in funzione di come è fatto l'evento particolare che è stata sovraffiggente, ma questo richiede una capacità gestionale, un modello di preannuncio delle piene a partire dalle precisazioni e anzi non solo dalle precisazioni, perché quando si parla delle precisazioni in bacini così piccoli il tempo di preannuncio può essere troppo limitato, quindi bisogna partire dai precursori meteorologici che mettono i preallarmi e insomma tutto un apparato gestionale potrebbe pure esserci, ma chiaramente. Quindi l'efficacia della vasca di Padella rispetto alla vasca di Senato, tenendo conto che si tratta sempre di un milione su quattro, perché stiamo facendo un paragone a parità di conti basati, è comunque limitato. Ma è più efficace sicuramente di quella di Senato. Il Senato è meno efficace di oggi. Però quello di Senato dal punto di vista della scusare, però. Ma quest'anno con tutta la scelta fatta, come mai non c'è la gara di Milano? Io sono un cittadino di Senato. Allora viene qui, si presenta la vendita, si presenta una gara di Milano. Io si può lasciare che sono qui, non è un po' fatto. Lei si presenta con questa sola che volevo. O un intervento articolato. Adesso, è solo questo. Allora, sbagli di cosa? Vogliono sentire. Voglio dire, dal punto di vista del senso, la vasca di Senago è equivalente alla vasca. La vasca di Senago è più le altre che sono pubbliche, per forza, eccetera. Poi se si vuole fare la vasca di Padella, no? Anche per me, a un certo punto se esistono questa possibilità di buonasera, io sono Castello cittadino di Senago. Prima di tutti noi abbiamo il canale spermatore in mezzo alle case aperto, che c'è il rischio che i bambini ci vanno a giocare prima o poi succederà qualcosa e nessuno si è mai preoccupato. Dunque, io mi chiedo, quest'anno ha piovuto giorno e notte per mesi e mesi e Milano non si è allagato. Vi spiego perché, non vi spiego perché dobbiamo fare la vasca a Senato. Tutto qui. Credo, professore, flussi tale da cui non si è ancora spiegato, ma è stata questione di eventi più problemi, perché il tempo di ritorno della presa di anno si è visto più di uno all'anno. Guardi, non c'è parola. Vedremo.
vediamo il candidato. I cittadini in Senato. Poi vediamo. Prego. Buonasera, mi chiamo Mario Verde, ingegnere di Ferra e sono di Cassano Magnano, provincia di Varese, là dove ci sono alcuni dei bacini della nazione di cui ho parlato l'ingegnere della Montagna, quindi mi rivolgo in particolare all'ingegnere della Montagna. Io vorrei spostare un po' il discorso che si è sviluppato, dibattito che adesso mi si è concentrato sull'accettazione dei bacini della nazione. Lo vorrei spostare invece sulla gestione dei bacini della nazione, che è un altro tema molto importante, anche perché nella tratta della risolta, come ha fatto a indicato bene in Gira Montagna, ci sono alcuni delle persone che ha realizzato e bisogna dire per i quali non c'è stata assolutamente alcuna opposizione da parte dei cittadini, anzi i cittadini aspettavano che venissero realizzate perché questo consentiva di risolvere alcuni consentivano di mitigare il rischio di esondazione, riducendo, naturalmente non eliminando, però riducendo una certa quantità. Io volevo quello che volevo dire era questo, parlando invece della navigazione, in molti casi sì, il discorso si sposta sulle dighe, perché in alcuni casi vengono fatti degli archi e si scavano, in altri casi invece si realizzano delle proprie dighe. Nel Barisotto una di queste dighe è una diga, quella di Ligurone, di elevata altezza e quindi è anche un bacino di mare piuttosto elevato, quindi rientra nella categoria delle grandi dighe di gestione nazionale a livello dell'elettricità delle dighe. Altre dighe invece sono di competenza regionale e la maggior parte di quelle che sono da risolto sono di competenza regionale, in particolare anche le 5 basi di navigazione che ci sono tra Cassano Terra e Carnago, che sono in sequenza, quindi 5 basi di navigazione in sequenza nell'arco di poco più di un chilometro, di molto vicino. In sede, esatto. Quindi il problema a questo punto è l'esercizio della manutenzione e la sicurezza di queste opere che sono state realizzate. E la preoccupazione dei cittadini riguarda questo aspetto. E da questo punto di vista la Regione Lombardia è attrezzata bene, perché esiste una legge, che è la legge numero 8 del 98, che riguarda la costruzione, non soltanto la costruzione, ma anche la gestione e l'esercizio della gestione dei diritti. Ed è anche una legge fatta bene, perché tiene conto di tanti aspetti che sono stati dibattuti, che sono stati approfonditi, e dà un'indicazione precisa. Il problema, secondo noi, è l'applicazione di questa legge. Anche perché la nostra esperienza è un'esperienza molto negativa. E io, infatti, la prima domanda, sapere un po' qual è la sua esperienza a questo proposito, perché la nostra esperienza è relativa in questo senso, che dopo 14 anni dalla realizzazione, dall'inaugurazione delle dighe, diciamo per me, ancora il collaudo forse sta per essere completato, non lo è ancora, sì, no? Però siamo stati per 14 anni in cui non c'è stato un collaudo dal punto di vista della sicurezza delle dighe, non del collaudo amministrativo. Questo significa che in realtà non c'era un effettivo gestore, perlomeno il gestore formale era l'altro. Adesso i cittadini non sanno esattamente chi è il gestore, perché nessuno gli aveva spiegato chi è il gestore delle dighe. E noi sappiamo che se un'opera non ha un gestore, non ha qualcuno che si preoccupa di queste dighe, ci possono essere problemi di manutenzione, tanto che in questo fatto speciale manutenzione ordinaria non è stata fatta. È stata fatta qualcosa a spot, laddove intervenne un problema, però mai una manutenzione ordinaria. Per esempio il problema della sanitizzazione dei materiali che si riposano non è stato preso in considerazione e i volumi, le capacità di vaso si sono ridotti. Non c'è stato assolutamente nessun approfondimento di questo aspetto e nessun tipo di analisi, quindi i cittadini sono preoccupati per una mancanza di manutenzione, e su questo non si può magari, per una mancanza di un formale coordinamento di gestione, perché non essendoci formalmente un gestore, in tutta la città nessuno sa chi è l'ingegnere responsabile dell'opera. Quindi e in più c'è un problema che riguarda il fatto proprio della situazione dell'area, quindi di sicurezza, quindi non più di gestione ordinaria, ma di sicurezza, perché nel caso dovesse succedere un problema, il paratoio che si bloccano e quindi
sfiori sulla rete interna, quindi con possibili fenomeni di alluvione e di aperture di archi. E in queste condizioni a livello comunale non c'è un piano di emergenza comunale. A livello comunale non esiste un sistema d'allarme e noi sappiamo che nel giro di 6 minuti volume dell'acqua che vale da 50.000 litri cubi come minimo, anche in più 100, 200.000 litri cubi complessivamente sono 300.000 litri cubi, in base possono arrivare su 100 unità. Quindi la gente è preoccupata per la gestione che è assolutamente inconcepibile tenendo conto di quelle che sono le prescrizioni della legge urbana. Legge precisa che dà le indicazioni sia riguardo la gestione sia riguardo il controllo da parte dell'organo regionale. Controllo che i cittadini non vedono assolutamente, tanto che è completamente quasi abbandonato, nel senso che le uniche cose che si vedono sono quelle manutenzioni a sport che vengono fatte fare dagli alpini piuttosto che da qualcun altro per togliere qualche cosa, soprattutto in occasione di qualche visita. Quindi, la situazione è questa, io vorrei appunto sapere come può essere affrontata, anche perché io ho sentito direttamente dai responsabili, alcuni responsabili regionali, che non ci sono, non hanno mezzi nei confronti di gestore che non c'è, ma anche se ci fossero non avrebbero mezzi impositori nei confronti del gestore, non possono obbligare. Quindi si trova assolutamente allo sbarco di fronte alla mancanza di un gestore, mancanza di un responsabile, mancanza di manutenzione e mancanza di un organo. La posta in controllo che non può imporre niente. Ma la responsabilità di chi sarebbe? Questa è la responsabilità io chiedo. Del comune? Il comune assolutamente dice che non ha nessuna responsabilità perché è competente dell'acqua. Attualmente non essendoci un gestore. Però non c'è una responsabilità. Quindi, quindi chiudo questo aspetto, l'altra osservazione che secondo me è molto importante, è questa, che siccome ho parlato sento molto di questo nel pomeriggio, sulla parte del pomeriggio. Delle funzioni dei bacini di aviazione che hanno diverse che possono avere e ho inaugurato che abbiano diverse funzioni, quindi multiscopo, io devo dire che la nostra esperienza è piuttosto negativa perché bisogna stare attenti a questi scopi. E vi dico perché i bacini di aviazione, tutti e cinque bacini di aviazione, così la vicinanza insieme, vengono utilizzati per un'altra funzione, che è quella di diletto da parte di alcune persone che si dileggiano il motocross e utilizzano non i coronamenti, ma utilizzano i paramenti di monte e valle per sbarazzare con il motocross. E anche da questo punto di vista non c'è assolutamente nessun, il comune non ha adottato nessun tipo di provvedimento e abbiamo i paramenti su cui sono state poste delle reti di protezione per difendere lo sbarramento in terra da parte di eventuali danni da animali o di altri oggetti. Noi abbiamo questi investimenti di reti metalliche, investimenti di questo di ostruoio che sono stati scalzati e i paramenti sono stati proprio, sui paramenti sono creati proprio dei barchi, quasi delle piccole coraggi, anche perché i motociclisti si divertono quando ci sono delle situazioni piuttosto tipo le barche, non si divertono sul paramento in un cemento armato. Quindi questa è una problematica per dire che anche l'uso multifunzione va attentamente regolato, perché se è lasciato alla libertà può essere pericoloso per la sicurezza stessa delle vite. Inizio di poi continuo a leggere la montagna. Allora, dato un po' di chiarezza sulla storia delle basi di Cassano Reale. Allora, i 14 anni sono passati tra la progettazione e il lavoro di servizio che è stato per un po', ultimo anno, se ricordo, 2001, che ha realizzato solo 5 vasche, contrariamente alle prescrizioni della legge regionale 8 e dell'allora comitato tecnico regionale delle opere pubbliche. Quando sono stati io mi sono trovato un progetto collaborato che però non rispettava le prescrizioni regionali. Ho dovuto realizzare la sesta in vasca, infatti con la rovina. Esatto, da allora si è partito un percorso di messa in funzione di questa vasca. Abbiamo subito, come ha detto lei, una serie di frutti delle apparecchiature elettroniche, degli idrometri, ma anche degli telecamera, tale per cui abbiamo dovuto ritardare il collaudo a sensi della legge regionale 8.
alla fine questo c'è, ma se tu si sopra là sono, allora il gestore in questo momento è Alco, il gestore Alco, quindi ci sono ingegneri di Alco, sono ingegneri responsabili, non è vero, non c'è nessuno, non sono, ci rendiamo conto, i cittadini non sanno, certo, ma diciamo, non sa, ci rendiamo conto che non avendo una presenza quantitativa del nostro tecnico, del nostro uomo lì, non possiamo continuare così. Sono anni infatti che stiamo discutendo con il comune, siamo in fase di arrivo, con una convenzione che garantisce al comune una cifra annua per la manutenzione. Sarà il comune, il prossimo gestore del basso, perché il comune ha la possibilità di vedere, come detto nel gruppo, forse il basso, che non riusciamo a vederli, di vedere chi va lì a fare attività di disturbo e tenere manutenzione a queste basse. Noi stiamo chiudendo. Certo è che il comune, stiamo ritardando, perché ci chiede più soldi e di gestire anche delle opere prettamente urbane come gli sgridiatori più a monte del tratto urbano, che non è una nostra. Se riuscissimo a chiudere, ci sono i soldi e c'è poi il gestore presente. Adesso c'è un gestore chiaro che non è molto presente, però c'è il gestore, facciamo quello che possiamo. Certo, dei 15 e dei 30 milioni il fatto che la vasca di Senago è prevista costare 30 milioni, però se già un'opera è costata 15 e sembrava di un impatto, sì, sì. In aggiunta a quanto detto dal sindaco a proposito della richiesta di collaborazione da parte del comune di Senago, vorrei affermare positivamente che questa disponibilità è stata già dimostrata nel tempo presentandoci a tutte le occasioni e richieste di incontro. Dobbiamo lamentare che spesso c'è un difetto di comunicazione, si viene a sapere non abbastanza tempestivamente per essere poi anche preparati agli incontri di queste. Per esempio lo stesso convegno di oggi è già stato rilevato un difetto di comunicazione. Ma per la collaborazione vorrei far notare, essendo mio malgrado un po' la memoria storica, che ho fatto a suo tempo sindaco e vicepresidente di questo parco, che c'è stato un momento in cui il Comune Senato, che già ha il 42% del proprio territorio nel Parco delle Glorie, ha proposto che tutta l'area di cui stiamo parlando adesso, e molta di più in zona agricola, era stata proposta di inserire anche quella nel Parco delle Glorie, proprio allo scopo di preservare e rafforzare la tutela di quel territorio. E purtroppo la regione, per ragioni a noi scarsamente comprensibili, ha stralciato dal parco quell'area, riportando la zona addirittura bianca, di difficile gestione, non si capiva se era agricola, se era. E tuttavia, come dire, il Comune di Senago ha dimostrato un'ampia disponibilità a farsi carico dei problemi ambientali. L'ultima considerazione velocissima è: un conto è consultare una cittadinanza che, alla quale viene fatta una proposta di un intervento che ha una ricaduta immediata sul territorio stesso. Altra cosa è rivolgersi ad una cittadinanza con la richiesta di farsi carico di un problema la cui ricaduta è negativa sul proprio territorio e positiva per altri. Capisco il dovere di solidarietà, ma ovviamente diventa molto più difficile far accettare una soluzione di questo tipo. Per questo stiamo cercando soluzioni alternative. E lo stesso ascoltatore, di cui si dà per scontata l'esistenza, a suo tempo è stato un sacrificio non indifferente richiesto a Senago di tagliare in due il proprio territorio. Per cui a ovest c'è il Parco delle Coane, a sud c'è lo ascoltatore e il nostro territorio mi pare che in termini di solidarietà abbia già dimostrato ampiamente una disponibilità. Non vorremmo essere ulteriormente sovraccati di un compito di questo tipo. Grazie. Io mi aspettavo, ovviamente lo stimolato con la piccola chiosa che ho fatto prima sul discorso che quando si può collettare valle, è chiaro che si colletta valle, perché però valle deve esserci la possibilità di gestire gli effetti della mina che si trasferiscono. Dire che il Parco del Ticino ha sono aree mortente a livello UE, abbiamo delle prescrizioni, addirittura, l'ho detto tante volte e lo ripeto ancora, con i cantieri che abbiamo sul canale. Ma comunque arriverà il Ticino, non è che c'è
a Senago ce l'abbiamo. Arriva al Po. Non arriva. Dove va? No. Va nel direttore e poi va qua. E poi va nell'altro. Ma le tre bottiglie con l'acqua di piena è anche quella più trasparente, no? Ma Massimo Dall'Aglio, cittadino di Senago, quanto alla collaborazione e al discorso di essere chiari, noi abbiamo sempre cercato di far presente quelle che sono le nostre situazioni, la nostra, come dire, il confronto, cercare di avere un confronto con quelle che sono state le proposte di Regione Lombardia. Posso dire che finora i funzionari di Regione Lombardia hanno preso questo progetto e ce l'hanno balzato sempre contro. Non c'è mai stata una diversificazione. In provincia addirittura altri progetti che erano alternativi, vedi gli anomi, non sapevano neanche che esistessero. Ci sono situazioni, ci sono state proposte da parte dei cittadini di Senago alla funzionaria della regione e proposte alternative fatte da noi. Questo non mi sembra corretto. Il funzionario della regione Lombardia dovrebbero attivarsi anche in merito a quello che sono le necessità e richieste della popolazione. No? La cosa anomala, io posso capire che il dottor professor Coretti sia forse il miglior tecnico, uno dei più celebrati tecnici europei per quanto riguarda le idrovie. Capisco che anche il consulente di regione, provincia e compagnia, capisco che sia anche il produttore del progetto. Cosa possiamo fare contro una persona del genere a questo punto? Questa dovrebbe essere la soluzione migliore, ma se per noi non lo è, come possiamo trovare una via di mezzo? La soluzione non possiamo soltanto trovare la nostra età. Un'ultima domanda: fino al 2001, negli accordi provincia-regione, veniva data come unica vasca di laminazione a Palermo, a Palazzolo, che era la frazione di Palermo. Nel 2009 è apparsa a Senago, non si è capito. Nel 2001 il pezzo di scarabeo scolmatore era già esistente. A che cosa è dovuto questo cambiamento? Grazie. Credo che il dottor Fossati sia la persona. Legato al tema di non trasferire i problemi da una zona a un'altra. Per cui il canale scolmatore che era già esistente, cioè diciamo, questo concetto, questo principio è stato introdotto proprio nel 2001 dal PAI, il piano di assetto idrogeologico, e specificato ed approfondito nell'ambito degli studi fatti a seguito del PAI, sempre dall'autorità di bacino, nel 2003. Ecco perché quando siamo andati a ristipulare l'accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione delle aree, diciamo così, dei bacini milanesi tra Abbio e Ticino, si è dovuto tenere conto di questo principio, abbandonare l'idea di raddoppiare il canale scolmatore anche per quello che dicevo stamattina, perché alcune verifiche e per i costi eccessivamente elevati. Costi e quindi diciamo così, il raggiungimento dell'obiettivo dei 60 metri cubi al secondo palazzolo era ottenibile solo e esclusivamente tramite un adeguamento del canale circolatore del nord-ovest e la regolazione di un'area di laminazione. Poi perché a Senago ne parleremo, ne riparleremo sicuramente tante altre volte, ma sono, diciamo così, i due elementi che in abbinamento possono garantire quell'obiettivo di non trasferire a valle le problematiche, anche perché, abbiamo cercato di dirlo stamattina, il canale scolmatore di Nord-Ovest, subito dopo il Pudig di Gambogia e il Pudig, prende nell'ordine
di scarichi e depuratori. Sì, per quale facete di mettere lei? Non è vero, non è vero, volevo dare una risposta a lei, consigliere della società. Allora, 30 milioni e 15 milioni, allora chiaramente sono opere diverse, ma non dico che persone che la vasca di Burone, la diga di Burone è una diga sul corso d'acqua che mantiene tutta l'acqua che nella valle di Mussolana. Siamo in una zona pedimontana, quindi con caratteristiche assolutamente differenti da Sellano di Baggio, dove fanno le pedici della valle con la diga, quindi in caso fanno i viaggi. Ma anche là ci sono delle arginature, avete visto quella cerchio che contiene, e quindi lì ci sono dei presidi importanti, ci sono poi tutti i presidi idraulici determinati dall'applicazione della normativa sulle dighe, e quindi i 15, che peraltro sono 15 di 7-8 anni fa, quindi adesso saranno proprio sono paragonabili ai 30 di Senato, nel senso che non c'è una sottostima del posto della parte di Senato. Io sono Giulia Putta dell'Associazione Orto di Perino. Mi dispiace di dover dire qualcosa un po' in contrasto con la Presidente del Parco della Regione Umbria che è intervenuta prima, però voglio esprimere anche un auspicio dopo questo. Do atto che è vero, è stato fatto un forum delle associazioni a cui ad esempio il Comune di Perino ha partecipato molto. Però a differenza delle due esperienze citate precedentemente del Parco dell'Umbria e del Sindaco di Candiano, noi siamo arrivati a discutere questa, dico discutere perché non è stata una condivisione, in quanto il dottor Fossati lo sa, sono state espresse diverse perplessità rispetto a questo progetto che insiste su un'area che naturalmente è un'area di esondazione storica completamente libera, ma anche di grande valore ambientale, naturalistico e paesaggistico. Per cui il nostro problema è anche di salvaguardare il fiume nella sua naturalità e nel suo ambiente. Avevamo aderito a suo tempo al contratto di fiume con questo preciso scopo. Non vorremmo arrivare a un certo punto a dover uscire perché gli scopi del contratto di fiume non sono quelli che ci si aspettava. Allora, l'auspicio. Noi siamo arrivati al progetto preliminare già definito quando l'intesa preliminare avevamo collaborato invece perché il nostro comune, il nostro sindaco ci aveva coinvolto, è la stessa che ha citato prima il presidente del Parco di Luna quando era intervenuto, è la stessa intesa che prevedeva lo stesso tavolo di accompagnamento che di fatto non si è mai attivato prima della progettazione. Allora, arrivo all'auspicio, è inutile che ripeto, abbiamo fatto presente, di fatto il forum non si è con il documento conclusivo che doveva essere stilato. Si è concluso perché sono finite le riunioni, ma il documento conclusivo non è stato stilato. Qual è l'auspicio? Adesso siamo in fase di progettazione definitiva, una progettazione definitiva fila abbastanza in fretta. Teniamo che il tempo che c'è a disposizione per la progettazione definitiva non basti per attuare quello che avevamo fatto presente, cioè la richiesta di maggiori studi su un'area così sensibile, di maggiori verifiche delle portate e anche di serie approfondimenti di prospettive diverse, di progetti alternativi che non sono stati fatti, che liquidati con una paginetta del progetto. L'auspicio qual è? Che adesso in questa fase questo tavolo veramente di confronto si attivi non separatamente tra amministrazioni e associazioni ma insieme e si affrontino insieme i problemi e non si arrivi a trovarci un progetto definitivo ancora approvato da parte del parco, cioè con le stesse premesse del progetto preliminare. Grazie. Altri interventi? Se no ci sono, io mi permetterei di chiudere questo forum. Mi sembra che comunque sia stato utile sia per farvi sentire le impressioni di alcuni specialisti di altre esperienze positive che servono per dire, per esempio, poi evitare che si dividano certe situazioni.
sia l'interno che chi ha in mente la risoluzione.